Trasloco fatto, ragazzi, ce l'ho fatta, sono nella nuova casa, sono contentissimo. Tra l'altro ho anche un terrazzino, quindi adesso mi sono ritagliato questo angolo per riuscire a fare video, ma adesso appena passa la nebbia, appena fuori non ci saranno i lupi a ululare, si potrà magari fare più caldo e non ci sarà la neve, come c'è stata a Milano qualche giorno fa, si potrà andare fuori anche a farlo e deliziare tutti i miei vicini con i miei fantastici video. Parliamo di un gioiellino che è Frautonis. Frautonis Parfum, cioè i profumi della signora Toni, che è una tedesca che ho conosciuto, o meglio, è una marca tedesca che ho conosciuto a Berlino. Non, ovviamente lei, che è vissuta negli anni 20, ha fatto niente po' di meno che il profumo per Marlene Dietrich, che si chiama Welchen. Io non conosco il tedesco, quindi non, scusate la pronuncia. Comunque è una pura violetta che a Marlene Dietrich piaceva tantissimo, l'ha fatta impazzire. E poi il bello era proprio l'artigianalità, che infatti è la missione di questa azienda da quegli anni, ai tempi di Frautoni, cioè non tanto come magari faceva Frautoni effettivamente di utilizzare tecniche artigianali per estrarre gli oli essenziali, adesso ovviamente non più, ma si è spostata l'azienda invece sul fatto di comporre fragranze su misura, che a me non è mai sempre piaciuto l'idea della composizione, cioè facciamolo fare ai nasi, io magari mi piacciono i profumi, ma non è che sia proprio un naso, però anche se chi di noi non prova a mischiare le fragranze, a mettersele da tutte le parti diverse, di più, chi meno, insomma, se si ha un atteggiamento giocoso e ludico con i profumi, come almeno io ce l'ho, spero tanti altri abbiano, si prova a fare un attimo il piccolo alchimista. Lei, o meglio, questa marca lo ha fatto, ha una gamma di 30 profumi, qualcosa del genere, non mi ricordo effettivamente quanti, comunque sia sì, una trentina, di cui alcuni si capisce, si percepisce, sono studiati per nascere e vivere da soli, per esempio Habanera, altri invece sono molto più netti, anche se tutti questi profumi sono abbastanza netti con poche componenti, 3-4, sono abbastanza netti, sono più netti e nascono per essere, insomma, mescolati. Il negozio Checkpoint Charlie è un gioiellino, vi consiglio di andarlo a vedere se siete in giro a Berlino, ha una tendina fuori bianca e nera, dentro è molto pulito, vabbè, potete anche andare se non andate a Berlino a vederlo sul loro sito. E oh mamma, non c'è. Vabbè, sì, si vede qua in questo sito, qua che non so che cosa sia. Comunque vedete, molto semplice così, però non è quel minimalismo freddo, mantiene sempre un qualcosa di artigianale. Anche i profumi, le essenze sono contenute all'interno di bottiglie stile farmacia che ricordano molto quella di Le Labo, e immagino Le Labo forse si sia un po' ispirata a loro, non credo viceversa, visto che questi sono lì dagli anni 20, però queste bottiglie, la particolarità è che tu puoi sollevare il tappo e sentire dal vetro, cioè la bottiglia ovviamente all'interno ha il liquido, l'odore del liquido rimane impregnato nella superficie del vetro e quindi tu lo puoi sentire. Ed è fantastico perché se prendi più tappi ti componi già il profumo da solo, perché senti già come sarebbe la composizione una volta fatta. Quindi bella, bella questa cosa, mi piace un sacco. Arrivando ad Habanera, è una fragranza, dicevo, molto molto semplice come tutte le altre. L'ispirazione ovviamente è Cuba, L'Avana, o meglio Habanera, quindi quel tipo di musica, di cui la più famosa è ovviamente la Carmen di Bizet, che vi ho messo su Facebook per farvi entrare un attimino nel mood della fragranza. E proprio con questo lento incedere anche la fragranza, che contiene tabacco, cuoio, vaniglia e una predominante nota di legno di quercia, anche la fragranza ha un'evoluzione, un lento incedere, e più che altro trasferisce proprio questo carattere di passionalità, di come dire, il lato anche un po' più zingaro forse, che fa un po' ridere detto così, ma sapete Carmen, nella Carmen di Bizet c'è proprio lei, la Carmen che è una zingara e tutta la storia che c'è dietro, una ammaliatrice, tutto molto di questo amore un pochino anche torbido.
E questa fragranza infatti di per sé ti trasporta subito attraverso queste note, un po' di tabacco, un po' di questa nota così netta di quercia mischiato con la vaniglia un pochino dolciastra, ti porta a un mondo un attimino, come dire, un momento un pochino più passionale, più zingaro forse. E vi consiglio di sentirlo perché può sembrare uno sproloquio, ma sapete, è sempre difficile riuscire a trasferire effettivamente quello che è in un odore attraverso una telecamera. Ma loro ci sono riusciti. Complimenti alla signora Toni, assolutamente questa fragranza che è prevalentemente femminile, però io ho iniziato assolutamente ad usarla. Sui polsi mi piace tantissimo, è proprio quella componente legnosa, però dolciastra. Mi immaginavo veramente la Callas che mi cantava qua. Tra l'altro nel video non so se l'avete visto, ma mi hanno fatto morire da ridere, non ero mai accorto, anche perché forse non avevo mai visto questo, che lei riesce a passare appunto da momenti di sorriso incredibile ai momenti in cui trasfigura e si mette a fare questi acuti incredibili e fantastici che solo lei riusciva a fare. E quindi questo è quanto, vi ho detto tutto e vi aspetto per parlare di un altro legnoso la prossima volta con un altro video, ma più che altro che mi scriviate ovviamente che cosa ne pensate della cara Frau Tonis, che nota, ogni volta che lo dico mi immagino i cavalli alla Mel Brooks che